Sono sicuro che tu che stai guardando questo video sapevi già che questa sera sarebbe potuta andare male, dopo il dispendio enorme di energie fisiche e mentali contro il Feyenoord di 120 minuti e l'assenza di Smalling e Wijnaldum a centrocampo, era facile su un campo difficile uscire con le ossa rotte. Il problema è che non ne usciamo con le ossa rotte solamente dal punto di vista del risultato, ma anche dei giocatori in un momento a dir poco stregato in cui non finisce una partita senza un infortunio di un giocatore importante per la Roma. A tal proposito io auguro a Palomino che non gli arrivino tutte le paralisi che gli ho mandato al momento dell'infortunio di Dybala e del fallo sull'argentino, perché se gliene arriva anche solo una ha finito la stagione. Veramente un'entrata killer, senza senso, su Dybala. Speriamo Dio che non gli abbia fatto troppo male, ma una cosa del genere con l'arbitro a un metro è impensabile che non venga sanzionato con il cartellino rosso. Fermi, non sto adesso dicendo che in 11 contro 10 l'avresti vinta, perché oggi è andata come doveva andare, possiamo dire così. Però porca miseria, cioè è mai possibile che un'entrata forbice da dietro prendendo tutta la gamba non può essere rosso diretto? Non può esserlo? No. Perché ne abbiamo ricevuti troppi a favore in passato, quindi non sia mai che se uno fa un fallo da dietro orribile non venga dato il cartellino rosso. Ma a parte ciò, oggi è andato veramente tutto storto, lo dico anche mettendoci dentro comunque delle critiche da fare a questa squadra, contro un Atalanta che tra andata e ritorno ha fatto letteralmente 4 tiri in porta, perché ne metto uno fatto effettivamente che non si è tramutato in gol, e ha fatto 4 gol. Dico che non ne considero uno perché il nostro terzo gol è praticamente un regalo gigantesco di Rui Patricio. Nel momento in cui tu potevi effettivamente trasformarla in un Milan-Roma 2.0, nel momento in cui sembrava tutto finito, vai a segnare con Pellegrini, di gran lunga il migliore in campo di questa partita, non passano neanche 30 secondi e Rui Patricio fa una delle cappelle più clamorose che abbia mai visto in vita mia. Mi dispiace anche perché veniva da alcune partite in cui si era comportato bene, e anche oggi aveva preso un tiro e in porta e aveva preso gol, ma non gliene avevo data una grande responsabilità. Tiro potente all'angolino, lasciato colpevolmente solo dai Bagnez, e sui Bagnez ci arriveremo, non poteva fare molto. Però non è possibile che una palla lunga, tranquilla, te la fai sfuggire in quel modo e poi li fai segnare. Poi lì era finita, ulteriormente si è fatto male Dybala, che era in campo ma era come se non ci fosse. Llorente è uscito perché avevi finito i cambi, è finito in 9 grazie al cosiddetto che non sei riuscito a rimontare. E quindi è proprio per questo motivo che dico che questa partita è andata storta, come più storta non poteva andare. Perché hai preso 3 gol, secondo me anche ingiustamente per quello che hai fatto in mezzo al campo, perché si sono infortunati altri giocatori e sabato hai il Milan, poi più avanti avrai l'Inter, poi ancora più avanti l'Leverkusen. Un momento fisicamente parlando di merda, ed è questo quello che mi fa arrabbiare, perché oggi per me la Roma non ha giocato male, o meglio, non ha giocato una partita che guardi il risultato e pensi cavolo, ti hanno dominato, perché 3-1 di solito è un sinonimo di una partita che sì, gli altri hanno segnato, però comunque quella che ha vinto se l'ha meritato, e per carità, se lo sono meritati, perché hanno fatto una discreta partita e soprattutto hanno approfittato di regali clamorosi di tutta la difesa. Parlando appunto di Bagnez, mi dispiace sottolinearlo, è stata secondo me la partita peggiore da quando veste la maglia della Roma. E voi direte, sì, ma il derby qui, il derby là, sì, i derby li ha giocati male, indubbiamente, però ha fatto degli errori singoli che chiaramente condizionano tutta la partita. Per esempio, nel derby di andata, errore su Pedro, mi pare, gol di Felipe Anderson, però per il resto non giocò malissimo. Al ritorno, fino all'espulsione, che chiaramente rovina tutto, non era stato così disastroso. Oggi ha sbagliato letteralmente di tutto, di tutto. Mi era anche piaciuto giovedì come era entrato in campo, non difensivamente parlando, però con quella discesa che poi ha portato al 4-1 di Pellegrini. Oggi, se andiamo a vedere e a stringere, è stato il peggiore.
Perché sul gol dell'1-0, vero che lì Zapata fa una grande azione, che oggi è tornato lo Zapata di 3 anni fa, non si ricordava neanche più lui come si chiamava, oggi è tornato lo Zapata di 3 anni fa, però vabbè, qua parla la mia vena rosicona dell'aver perso, ecco, quindi lasciamo perdere. Poi perdere con Gasperini non è una cosa che mi manda molto, che mi va molto a genio, però è una cosa secondaria. Zapata fa una grande azione, inutile negarlo, palla al centro, chi si perde? Pasalic, Ibañez. Sul 2-0, chi si perde? Palomino. Appena entrato, Ibañez prima e Ibañez poi. Se tu in 2 gol subiti ti perdi la marcatura di quello che poi va a segnare o comunque a procurare il gol, è vero che poi c'è l'autogol di Llorente, ma lì non poteva fare altro. Diciamo che non hai giocato benissimo, quindi per me Ibañez peggiore in campo. Subito dopo Rui Patricio, che ha fatto l'errore nel momento in cui potevi rimetterla in piedi e l'ha chiusa definitivamente. Come vi ho detto, io per quanto riguarda l'approccio alla partita, il possesso palla, le occasioni create, non ho nulla da recriminare. L'unica cosa è che non siamo riusciti a creare effettivi pericoli nello specchio, a parte il gol di Pellegrini molto bello su un assist di Belotti e la punizione di Pellegrini stesso subito dopo, qualche minuto dopo, in cui abbiamo preso, e io veramente mi sto trattenendo, sono diverse settimane che io non bestemmio più, ma quanto mi sto trattenendo voi non ne avete idea. Cioè, io non ho mai visto una squadra che in 44 partite prende 30 pali. 30 pali! Io sono d'accordo che non si può dare la colpa alla sfiga. Devi essere più preciso tu, come ha detto anche Mourinho in conferenza. Ma porca troia! 30 pali! Ma Dio santo! Cioè, adesso io non dico che dovevano essere 30 gol, ma anche oggi palo interno, palla che sorvola tutta la porta e va a finire dall'altra parte. Che sfiga! Mo lo dico, sei sfortunato, sei impreciso, ma c'hai anche una sfiga allucinante, porca miseria. Vero che oggi non ti puoi appellare proprio alla sfiga, perché se tu regali 2 gol su 3, anzi... non facciamo 3, perché comunque sul primo diamo i meriti a Zapata e Pasalic, ma il secondo e il terzo veramente non puoi permetterti di subirli, non puoi dare la colpa alla sfiga, però nei momenti in cui puoi in qualche modo rimetterla in piedi arriva l'episodio e ti bastone, ti butta giù. Io sul 2-1 per quei 30 secondi che sono passati ci ho sperato, ci ho detto cavolo, hai giocato una buona partita, ora l'hai rimessa in piedi, hai messo carne fresca per modo di dire comunque con le sostituzioni, proviamo il tutto per tutto, magari un pareggio sarebbe stato d'oro secondo me, ma l'avrei detto al principio e lo avrei detto ancora di più in quel momento. Non puoi permetterti 30 secondi dopo di regalare una palla in quel modo. L'Atalanta praticamente l'ha rilanciata in avanti, pallone lungo, facile per il portiere, io intanto dicevo esci, lui mi ha ascoltato, è uscito, si è perso il pallone. Poi con tutto il rispetto, ma i telecronisti a dire però con Miners è stato bravo, ma bravo di che? Ma quello pure io lo segnavo, c'è una palla con la, a porta vuota, tranquillo, anche con la giusta angolazione, ma vuoi che non... cioè, come fate a dire bravo? Ha segnato, ok, ma quello è un autogol di Rui Patricio, un infortunio di Rui Patricio, di solito si dice così in questi casi, che deve essere? Cioè, mo, diamo i meriti, sì, per carità, ci ha creduto, ok, ma... cioè, io, boh, vabbè, lasciamo perdere. E quindi, per quanto riguarda il discorso campionato, non è nulla chiuso. È vero che adesso c'è un po' una rottura di coglioni per quanto riguarda gli impegni, perché sono tutti difficili e tutti ravvicinati. Sabato giocheremo col Milan, poi andremo a Monza, poi di nuovo in casa con l'Inter, poi il Bayer Leverkusen e siamo con le pezze al culo. Scusate il francesismo, ma è così. Perché se andiamo a stringere, per quanto riguarda tutti i reparti, ci manca Smalling, ci manca Llorente, speriamo non per troppo tempo, però l'ho visto disperato in panchina, porca miseria, non ho capito mica cosa gli è successo. Ci manca Wijnaldum, ci manca Dybala, che secondo me sabato difficilmente giocherà, me lo auguro, ma da come l'ho visto penso che almeno il Milan lo salterà, mi sembra abbastanza evidente. Davanti Ibrahim e Belotti non ne fanno uno. Belotti è entrato bene, però a livello offensivo ti crea poco. Ibrahim ci prova, ma anche lui sì, qualcuno gli ha dato le colpe del gol subito, però lì era accerchiato da 2 giocatori, ci sta che se la facesse portare via. Quindi, non ricapitolando, abbiamo attualmente Smalling, Llorente, Wijnaldum, Dybala, tutti e 4 infortunati, già sicuri, e vediamo un po' per quanto, ecco, è quello un po' il problema. Sabato avremo il Milan, come ci schiereremo in campo? A parer mio, rischiare con Bulla, con Mancini e Bagnez può essere un po' eccessivo. Si può pensare ad una difesa 4. Metti Selic a destra, che oggi secondo me, quando è tornato nella difesa 4, non se l'è cavata male.
anche se non è un fenomeno, Celik, Mancini, Ibáñez e Spinazzola, che ha giocato mezzo Rocci. È l'unico modo, secondo me, per poter mettere una rosa abbastanza equilibrata. Matic con Cristante, che oggi ha giocato un po' sottotono, ma tanto questi sono, cioè non è che può fare troppi cambi. Davanti, Pellegrini, El Shaarawy. Mettiamo sul Bakken che non mi è dispiaciuto oggi, davanti uno a caso che speriamo riesca a fare un gol, perché non è possibile che tu hai creato tanto, hai fatto una bella partita, ma di tiri in porta non so se ne hai fatti uno solo, che è quello del gol, o due, boh, non lo so. Devi essere più pericoloso sotto quel punto di vista, perché oggi hai giocato bene, ma se non segni o lo fai una volta sola ad un tiro, se comunque crei pochi tiri verso lo specchio è difficile che riesci a segnare. Poi sì, la sfiga, i pali, quello che volete voi, però cerchiamo di essere un pochino più attenti. Detto questo, preghiamo, speriamo che gli infortuni di Llorente e di Dybala non siano troppo gravi, almeno che possano saltare una sola partita, che non siano degli stop troppo seri. E niente, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, non facciamoci prendere dal disfattismo, perché oggi, ripeto, con tutte le assenze e la fatica, ho visto una buona Roma. Probabilmente non è una scusante, sia chiaro, se noi come loro avessimo avuto una settimana intera per preparare questa partita, sarebbe potuta finire diversamente, però con un 6 non si fa niente, e anzi è comunque una nostra scelta. Noi abbiamo deciso di puntare molto all'Europa, e questo ti porta anche a dover subire sconfitte come queste, che dal punto di vista del risultato e fisico fanno male, però ripeto, dal punto di vista dell'atteggiamento sono rimasto comunque discretamente soddisfatto. Se poi tu, nel momento in cui puoi recuperare, fai degli autogol di questo tipo, è difficile anche solo pensare di portare a casa il risultato. Un saluto a tutti, sempre comunque forza Roma, e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi.